Ben ritrovati con un'altra edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Sul MES non c'è alcun vincolo di maggioranza, Vito Crimi non vede alternative o aggiustamenti possibili, non esiste un governo diverso da questo, detto di rimpasto si parla dal giugno 2018, ma in due anni si è solo dimesso un ministro, cambi della squadra non sono pensabili, fa muro il capo politico reggente del Movimento 5 Stelle. Messina si rimangia la parola 6 miliardi garantiti alla Fiat, è un grande classico del capitalismo italiano, fare la morale con i soldi degli altri, di norma quelli pubblici. Per questo aveva stupito tutti l'appello lanciato nelle scorse settimane da Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo, per chiedere ai ricchi italiani di cacciare i soldi ed evitare di ricorrere agli aiuti pubblici per il Covid. Pagamenti elettronici, il magistrato Sabella ha detto usura, droga e grande liquidità, così le mafie vogliono comprarsi l'economia sana sfruttando l'emergenza. Aboliamo il contante per fermarle e legalizzare il paese. Il magistrato esperto di lotta alla criminalità è tra i firmatari della petizione per chiedere al Parlamento di completare la transizione dal denaro contante a quello elettronico. È vitale farlo ora perché ci troveremo in una fase 3 con un'economia che stenterà a ripartire per carenza di liquidità delle imprese e gli unici che potranno intervenire sono i clan, ha detto. I benefici, azzereremo il lavoro nero, ma ci sarà anche l'abbattimento del cuneo e della pressione fiscale. Le imprese pagheranno meno tasse perché aboliremo i costi della criminalità organizzata. Spacciare senza contanti è impossibile? No, ha detto, ma almeno i mafiosi ci pagheranno le tasse. Lo sbacco a Regeni e Zaki, 2019, più armi all'Egitto. L'Egitto del generale Abdel Fattah al-Sisi è il primo cliente dell'industria bellica italiana. Licenze autorizzate per 871,7 milioni di euro di commesse. Si tratta in gran parte di una fornitura di elicotteri della Leonardo. Coronavirus, viaggio nella baraccopoli di Messina a rischio epidemia e la distanza sociale? 8.000 persone vivono ammassate tra le lamiere. Viviamo appiccicati, basta soltanto un infettato ed è finita per tutto, hanno detto. Reportage da una delle zone più povere della città, sullo stretto, dove circa 2.500 famiglie vivono da decenni in tuguri di amianto, tra rivoli di fogna, umidità e cumuli di immondizia. Se qualcuno prende il virus è finita per tutto, dicono gli abitanti, spiegando che il rischio epidemia è solo l'ultimo dei problemi in quella che è una vera e propria favela. Notizie da Napoli e dalla Campania. Coronavirus, De Luca ha detto siamo la regione più sicura, efficiente e bella. Il governatore dice nonostante in Campania arrivino molti meno fondi rispetto ad altre regioni in ambito sanitario, siamo quella con meno decessi fra le grandi regioni e con numero di positivi più basso. Aggressione con macete e mazze, sarto rapinato del frutto del suo lavoro. È una storia di una brutalità sconvolgente, quella che proviene da Grumo Nevano, provincia di Napoli, e che oggi, 4 mesi dopo i fatti, giunge alla conclusione di un primo amaro capitolo. È il 16 gennaio quando un cittadino bengalese residente a Grumo sta passeggiando per le strade del centro. L'uomo, uno stimato sarto, porta con sé il frutto del proprio lavoro, 900 euro circa. Tacilizumab, tra 2 mesi risposta definitiva sulla sperimentazione. Vincenzo Montesarchio, a capo della sperimentazione del farmaco antireumatoide, commenta i risultati dell'AIFA sulla prima fase. Ha detto obiettivi raggiunti in parte, ma siamo fiduciosi per l'esito finale. Notizie da Treviso e dal Veneto. San Biagio, ladro ciclista placcato dal negoziante, tenta la fuga e lo ferisce col taglierino. Da un mese un 50enne del paese si nascondeva vicino alla CRAI all'ora dello scarico merce e approfittava di un attimo di disattenzione per arraffare bistecche. Nuova mensa scolastica per le medie di Gaiarini, il refettorio conterrà 150 persone. Il sindaco ha detto prevediamo che per l'inizio del prossimo anno scolastico tutto sarà pronto. Nonostante l'emergenza sanitaria noi non ci fermiamo. Sistema la moto in garage ma viene intossicato dal monossido, soccorso un 44enne, successo venerdì sera in via Papa Luciani a Marino di Piave. L'uomo è stato subito portato all'ospedale di Conegliano per tutti gli accertamenti del caso. Lutto a Mogliano Veneto, morto il sarto del Gris, Imperio dei Rossi, amante della sartoria per tantissimi anni, aveva cucito tute divise per i dipendenti della struttura, ad essergli stato fatale appunto il contagio da coronavirus.
Riapertura ai parrucchieri, il protocollo da seguire è quello del 24 aprile. Giuliano Rosolen, direttore di CNA Territorio di Treviso, cerca di fare chiarezza sui protocolli da adottare per acconciatori, centri estetici e tatuatori della marca. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Riaprono gli uffici dell'UTI della Carnia. Dal lunedì 18 maggio sarà di nuovo possibile accedere in modo regolamentato alla sede di Tolmezzo. A due mesi dalla chiusura totale imposta dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza coronavirus, dal lunedì 18 maggio sarà di nuovo possibile accedere in modo regolamentato agli uffici dell'UTI della Carnia a Tolmezzo. L'accesso sarà consentito ai visitatori esterni e a coloro che per ragioni di lavoro o personali ne avranno la necessità, ma sarà ridotto al minimo indispensabile solo per le attività strettamente necessarie. Sportello catastale, ufficio gestione rifiuti, ufficio swap, ufficio tributi, agenzia delle entrate e riscossione. Palmanova, maxi piano per famiglie e attività economiche. Dal comune 170.000 euro per contributi e detassazioni in aggiunta ai fondi statali e regionali. Abbattimento della tassa rifiuti e sull'occupazione del suolo pubblico. Ampliamento della superficie occupabile per bar e ristoranti. Sgravi sull'affitto degli immobili comunali, ma anche attivazione dei centri estivi e contributi per le bollette e buone spesa. Per queste le ricette proposte dal comune di Palmanova nel maxi piano di rilancio dedicato a famiglie, attività economiche e cittadine. Un totale di 170.000 euro che va a sommarsi a tutti i contributi che arriveranno da Stato e Regione. 8 weekend per i teatri del Nord-Est. Pasian di Prato, la proprietà ha deciso l'uscita dell'attuale contratto nazionale Aris della sanità privata per applicare quello adottato nell'ambito delle RSA. Salta anche la Codroipo in bicicletta, non si disputerà la 37esima edizione dell'evento solidale in programma il 31 maggio. Presidente della Proloco Villa Manin, Felice Vecchione, annuncia che la 37esima Codroipo in bicicletta in programma il 31 maggio non si svolgerà a causa delle limitazioni imposte dal coronavirus. Riparte il mercato dell'auto, ma non in Friuli. L'Italia si rimette in moto con il trasporto privato. Forte accelerazione per le due ruote e le assicurazioni online. Bene l'usato. Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha analizzato le dinamiche registrate nella prima settimana della fase 2 per evidenziare quali siano le tendenze e quali saranno le esigenze di mobilità e assicurative per degli italiani nei prossimi mesi. Il settore auto e moto ha subito negli ultimi due mesi pesantissimi contraccolpi legati all'emergenza coronavirus. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.